Il libro di cui vorrei parlare è un classico della storiografia artistica della seconda metà del Novecento, Pietro da Cortona o della pittura barocca di Giuliano Briganti. Ho scelto questo libro non solo perché è davvero una pietra miliare nell'ambito di studi seicenteschi, ma anche perché ne è autore uno dei grandi maestri della scuola senese. Il professore Giuliano Briganti è stato a lungo docente nell'Ateneo di Siena e si ricordano ancora le sue brillanti lezioni ricche, diciamo, di informazioni ma anche con grandi capacità di sintesi. Non è una monografia vera e propria, una rigida monografia, perché è in realtà un affresco corale quello che Briganti offre della Roma dei primi decenni del Seicento. Pietro da Cortona è solo la figura emergente di un contesto ricchissimo di correnti artistiche, di personalità molto importanti dal punto di vista pittorico innanzitutto, ma anche del mecenatismo. Ci descrive rapidamente, con tratti puntuali e quasi fulminanti, la Roma degli Aldobrandini tra la fine del 5 e l'inizio del 600, la Roma ferrigna, come lui la definisce, degli Aldobrandini, poi quella segnata da severo fasto di Paolo V e poi quella dei Barberini, in cui Pietro da Cortona diventerà il protagonista con gli affreschi soprattutto del grande palazzo gentilizio Barberini e anche con molte pale d'altare, decorazioni d'affresco di cui lui fu appunto il grande autore. All'inizio del libro Briganti inserisce una vera e propria introduzione che è la definizione semantica del termine barocco. Critica molto coloro che usano questo termine in maniera onnicomprensivo, come fosse un sinonimo di Seicento, di barocco come arte seicentesca. In realtà Briganti definisce quella che è una corrente all'interno della grande produzione artistica seicentesca e che è quella che ha protagonista Bernini, Francesco Borromini e naturalmente Pietro da Cortona.